Quest'anno per la prima volta Federlegno Arredo ha scelto di incontrare i suoi imprenditori attraverso l'organizzazione di un forum dedicato al legno arredo. Ecco, come valuta questa iniziativa e come valuta anche i contenuti dell'incontro sulla distribuzione a cui ha partecipato? Allora, trovo questa idea molto interessante e innovativa, che spezza le assemblee e le giornate dedicate alla Federarredo e Federlegno, che tutto sommato avevano dei contenuti in qualche maniera molto ristretti. Quindi facendo dei forum trovo il tutto interessante, la possibilità a chi partecipa di scegliere delle sessioni che sono interessanti e che suscitano interesse, ed evidentemente è chiaro che tutto questo è uno strumento molto innovativo e che chiaramente col passare probabilmente alle prossime edizioni verrà affinato ancora. Diciamo che io ho partecipato adesso a un forum sulla distribuzione, evidentemente anche qui i temi che sono trattati vanno definiti, secondo me. Parlare di temi molto generali in questo tipo di approccio si rischia poi di fare delle cose che non vanno bene. Io credo che i temi devono essere definiti, questo è a mio avviso, un po' più specificatamente, affrontando delle tematiche un po' più precise. Inoltre, quello che io trovo, che suggerisco e che credo che sia importante, è di fare una sessione iniziale plenaria sullo stato dell'arte. Cioè, cosa sta succedendo, ma non solo sui mercati, sulla cosa, perché qui ci sono molte cose, cambiamenti di consumo che influiscono sia sulla produzione che sulla distribuzione, che non possono essere assolutamente così, perché se no, questo è un mio suggerimento di fare un forum iniziale molto importante, magari trovando un relatore internazionale, qualcosa di questo genere, che possa cercare di dare un quadro della situazione. In termini di cambiamenti, ricordiamoci che tutti gli attori che stanno qua hanno uno scopo, quello di fornire al consumatore un prodotto, un servizio, cose di questo genere, che sia all'altezza di quello che loro desiderano, e questo credo che sia la parte da cui si deve cominciare.